Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. In primo piano la cronaca giudiziaria, l'imprenditore pescarese Vincenzo Marinelli è stato posto agli arresti domiciliari insieme ad altre quattro persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara relativa ad appalti della ASL. Il provvedimento riguarda tra gli altri anche due funzionari della stessa ASL di Pescara a eseguire la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero Andrea Di Giovanni e firmata dal giudice per le indagini preliminari sono stati gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Marinelli, 86 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile di Pescara insieme al collaboratore Graziano Canonico a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, dove si trovava in qualità di accompagnatore della nazionale di calcio Under 21. Marinelli è stato anche presidente del Pescara Calcio. I reati ipotizzati dalla Procura riguardano un'inchiesta del 2021 con molti indagati in merito a corruzione e turbativa d'asta per appalti nella sanità pescarese. Con lui ai domiciliari due funzionari della ASL e un imprenditore della sanità. Partiranno lunedì 12 settembre le lezioni del nuovo anno scolastico 2022-2023 che termineranno sabato 10 giugno 2023. Lo comunica l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale dopo l'approvazione in giunta regionale del calendario scolastico 2022-2023 per le scuole medie di secondo grado, di primo grado e le scuole primarie. Complessivamente i giorni di attività didattica in riferimento alla cosiddetta settimana lunga dal lunedì al sabato saranno 207, mentre per la settimana corta, quella cioè che va dal lunedì al venerdì, saranno 175. È chiaro che rimane inalterata l'autonomia dei singoli istituti scolastici, spiega l'assessore Quaresimale, nel senso che all'interno della cornice temporale del calendario scolastico le singole scuole possono adottare decisioni diverse con le dovute motivazioni da quelle indicate dal calendario deliberato dalla Giunta regionale. Oltre ai tradizionali giorni di festività nei periodi di Natale e Pasqua, la Giunta regionale ha indicato alcuni giorni di sospensione dell'attività didattica in relazione alla vicinanza di festività nazionali. In questo senso, le lezioni sono sospese lunedì 30 novembre, in coincidenza del Carnevale, i giorni lunedì e martedì 20 e 21 febbraio 2023 e infine il lunedì 24 aprile alla vigilia della Festa Nazionale della Liberazione. Per la scuola dell'infanzia, la chiusura delle attività è stata fissata al 30 giugno 2023. È di questi giorni la segnalazione all'associazione Carrozzine Determinate dei genitori di una bambina con disabilità di scafa che, per raggiungere l'istituto Don Orione per la consueta fisioterapia, utilizza il treno. Dai primi di maggio l'ascensore che porta al secondo e terzo binario della stazione di Pescara Porta Nuova è rotto. La bimba con la sua carrozzina deve essere presa in braccio correndo gravissimo rischio di cadere per le scale. I genitori, affranti, disperati e arrabbiati, dopo aver tentato di tutto, hanno richiesto un intervento dell'associazione che ha immediatamente inoltrato segnalazione a Rete Ferroviaria Italiana, ottenendo la promessa di riparazione in tempi rapidi. Ad oggi nulla si è mosso. Stessa situazione a Montesilvano, dove l'8 giugno una ragazza è stata fatta scendere dalle scale della stazione. Lo denuncia Claudio Ferrante dell'associazione Carrozzine Determinate, che si appella alla sensibilità dell'assessore alle politiche per la disabilità del comune di Pescara, Nicoletta D'Inisio, e chiede inoltre al sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis, che ha competenza sui trasporti, di intervenire. L'associazione chiede a Rete Ferroviaria Italiana di far ripartire con urgenza gli ascensori. Ieri la Giunta regionale ha approvato i seguenti provvedimenti, definite le nuove disposizioni per la definizione del piano regionale della rete scolastica 2023-2024, indirizzi rivolti alle province per consentire di definire i piani provinciali sulla base dei quali stilare il piano regionale. Approvata per il 2022 la ripartizione regionale dei fondi statali relativi al piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione per bambine e bambini dalla nascita fino a 6 anni.
La Regione provvede a indicare al Ministero il riparto della somma stanziata nell'anno 2022 per l'Abruzzo in termini di programmazione regionale. Con decreto ministeriale è stabilito il riparto delle risorse 2022 che prevede per l'Abruzzo un ammontare di 4.479.618,47 euro. I numeri sul Covid: sono 920 i nuovi casi positivi registrati ieri in Abruzzo, dove il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 2 nuovi casi e sale a 3.353. I dimessi o guariti sono 615 in più e attualmente positivi 303 in più. 126 pazienti, 3 in meno, sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 numero invariato in terapia intensiva, gli altri sono in isolamento domiciliare. Eseguiti 1.671 tamponi molecolari e 4.532 test antigenici. Ieri mattina la Polizia di Stato ha sanzionato una ragazza di origine asiatica residente in Piemonte perché con un monopattino elettrico percorreva il raccordo tra la tangenziale del porto di Pescara e l'autostrada, trasportando un suo connazionale residente nell'Alessandrino. Poiché il traffico in quel momento era molto intenso, gli agenti della Polizia Stradale di Pescara hanno intercettato i due, scortandoli fino fuori dalla strada a scorrimento veloce. La Polizia Stradale di Abruzzo e Molise ricorda che il monopattino elettrico è un veicolo equiparato alle bici e quindi assoggettato alle norme del codice della strada. Può essere guidato solo se si sono compiuti 14 anni, con obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni, anche se l'utilizzo del casco rimane comunque una pratica fortemente consigliata indipendentemente dall'età. I monopattini elettrici possono circolare sulle strade urbane dove vige un limite di velocità fino a 50 km orari nelle aree pedonali e dove sono presenti percorsi misti pedonali ciclabili. Nelle strade extraurbane, solo dove è presente una pista ciclabile, non possono circolare sui marciapiedi o contromano, tantomeno essere parcheggiati sui marciapiedi, salvo che negli spazi appositi. Ferragosto con Teo Teocoli, concerti di Nada con Maurizio Di Fulvio il 15 luglio, Ron Ensemble Symphony Orchestra il 22 luglio, Shade il 6 agosto, Ariza il 19 agosto, attesi ritorni come il Sunset Experience Festival, il Cerasuolo a Mare e spazio ai talenti locali, ma anche arte, cultura e intrattenimento per i più piccoli. E il cartellone delle manifestazioni estive in Montesilvano presentato dal sindaco De Martinis e dall'assessore a manifestazioni e grandi eventi Comar, insieme ad altri assessori. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo condizioni iniziali di cielo sereno, poco nuvoloso, specie al mattino, ma nel pomeriggio addensamenti associati a rovesci e manifestazioni temporalesche che potrebbero estendersi dall'Aquilano verso la Marsica e l'Alto Sangro. Temperature generalmente stazionarie, un lieve aumento, venti deboli, mare generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.